prossimo? Ah, una stagione iniziata un po' con un po' di sfortuna, però con l'aiuto della squadra e di Pirelli abbiamo cercato di migliorare, insomma, dalla targa Flori, insomma, dalla vittoria alla targa, abbiamo, secondo me, la nostra stagione è partita da lì. Senti, per quanto riguarda la 208, è una macchina che l'anno scorso ha sviluppato Paolo Andreucci e quest'anno l'hai presa in mano tu. Come l'hai trovata? È una macchina molto divertente, molto facile da usare, è un ottimo compromesso costo-prestazioni, ecco. È vero che non abbiamo una grandissima potenza, però l'assetto e i freni compensano un po', ecco, questa mancanza di potenza. Quindi 17 freni, quindi hai un buon ingresso in curva, una buona percorrenza? Sì, un ottimo ingresso, un anteriore molto preciso, e un'ottima percorrenza di curva, una velocità che si riesce a mantenere e uscire così dalla curva molto veloce. Inoltre abbiamo dei freni eccellenti, ecco, che ci permettono di fare delle staccate molto precise e nonostante nel rally ci siano molte discese impegnative, non abbiamo problemi. Senti, Paolo lo scorso anno, scherzando, diceva che andava fortissimo in discesa con questa macchina, perché comunque con la discesa si riusciva a compensare poi i cavalli, addirittura la sua navigatrice diceva appunto la stessa cosa, che non si era mai così tanto, non aveva mai preso così tanta paura. Immagino, appunto, confermi anche tu questa cosa, che in discesa con questa pure. Sì, confermo, abbiamo, come ti ho detto prima, abbiamo un ottimo set e degli ottimi freni, quindi in discesa si riesce veramente a fare un'ottima velocità. A fare quasi i tempi dell'R5 riesce? No, non esageriamo, dell'R5 no, però insomma in discesa ce la giochiamo tranquillamente con macchine di categoria superiore, quello sì. Senti, da che macchine arrivi tu? Prima cosa guidavi? Io ho usato la Peugeot 207 Super 2000 e prima ancora la Renault Clio. Ok, e cosa hai trovato di particolare nello spirito di Peugeot Sport? Se c'è qualcosa di particolare che hai notato comunque nel modo di fare le macchine o comunque anche nel modo di vivere le corse che ha Peugeot? Ma è un metodo di lavoro molto preciso, sicuramente è un modo di lavorare che ti fa imparare molto, e insomma delle macchine molto divertenti, dalle alte prestazioni. Un grande onore, insomma, essere nella stessa squadra di Paolo. Lui è un grande campione e c'è molto da imparare da lui, ecco. E sicuramente siamo in un'ottima squadra e avere un compagno come Paolo fa molto piacere.